Sud chiama Nord a sostegno del candidato sindaco Enzo, il dottor Enzo Borruso, alle amministrative locali in provincia di Trapani. Perché qui? Perché Enzo è una persona libera che è intanto nella sua vita è una persona che si è fatto da solo e si è distinto come nella sua professione. Ha già in passato dimostrato di non essere un pupo e di non apprezzare i pupari e questi sono elementi per noi indispensabili, perché la nostra strategia di cambiare la nostra terra abbiamo bisogno di uomini e donne libere. Le elezioni amministrative diventano un'occasione importante per avere nei palazzi municipali uomini e donne libere che non solo garantiscono i servizi di base, intanto la normalità, perché noi da lì dobbiamo partire, la vivibilità nelle comunità, ma anche per noi un'ancora che riguarda le attività complessive e successive che porteremo avanti per liberare questa terra dalla banda Bassotti politica. Libertà e coraggio, lei ha detto questo questa sera qui presentando Enzo Borruso, ci vuole coraggio per il cambiamento, cosa occorre a questa terra di Sicilia? Ci vogliono uomini e donne che non abbiano fatto compromessi al ribasso e soprattutto anche rispetto alle minacce o a quelle che sono le insidie o le reazioni del sistema, comunque vadano avanti senza se e senza ma. Io ho avuto 16 processi e 2 arresti e sono incensurato. I fatti giudiziari hanno messo in evidenza la matrice politica che ha riguardato la mia persona, 10 anni di tritacarne giudiziario, assolto per non aver commesso il fatto, non mi sono mai fermato, la gente mi ha sempre amato, ho fatto il sindaco in 3 comuni diversi, l'ultimo a Messina, ora sono candidato a sindaco a Taormina ed eletto 3 volte al Parlamento siciliano, questo l'ho voluto sottolineare perché io è dal 18 marzo 2007 che ho avviato in autonomia una strategia civica Sicilia Vera che ora si è evoluta nel progetto Sud Chiama Nord, che al Parlamento siciliano già 8 deputati e alla Camera e al Senato, quindi al Parlamento nazionale, 2 rappresentanti e va verso le europee di maggio del 2024 con una strategia per creare finalmente un movimento del Sud. Quando ho conosciuto Cateno gli ho detto che per il mio trascorso ero giudicato un pazzo e lui mi ha detto allora i pazzi siamo 2. Perché lui ha questa, così, questo fervore e questa energia da poter trasmettere agli altri, però devo dire che sono contento di essergli amico e che mi venga a sostenere, perché lui innanzitutto è uno che vuole bene alla Sicilia, che vuole una rivalutazione della Sicilia, che pensa per i giovani, che pensa di amministrare i comuni, no, pensa che tutto lo dovremmo fare come lo fa lui, perché lui ha ottenuto successi incredibili per paesi dove praticamente nessuno era mai riuscito, dove è riuscito lui. Se ci è riuscito lui, noi ereditiamo il suo modello e cercheremo a Castellammare di fare quello che ha fatto lui a Messina, a Santa Teresa di Riva e a Fiume di Nisi. Cioè che cosa? Cosa serve a Castellammare? Cosa proponete? Che cosa si deve cambiare? Prima di ogni cosa deve funzionare il Palazzo Municipale, perché è il motore di tutto. Dopodiché bisogna vedere quali sono le vocazioni del territorio, cioè il territorio ci deve dire a noi quello che dobbiamo fare, non il politico che viene da Palermo che non sa quali sono le esigenze. Sulle esigenze del territorio svilupperemo quello che è il lavoro per tutti, il lavoro per i giovani, il turismo, le zone ZTL, tutto quello che c'è da fare, soprattutto i parcheggi, e dobbiamo pensare anche per i cittadini, perché non è che Castellammare è fatta solo per i turisti, ci vuole anche una certa, come dire, comportamento da parte di tutti, soprattutto per l'accoglienza, ma anche per i rifiuti e anche e soprattutto per fare dormire la notte la gente, perché il rumore dentro il paese non è tanto giusto. Rispettiamo la legge, ma dobbiamo abbassare sicuramente il volume di certi locali. Per fare questo, a sostegno del candidato sindaco, 16 consiglieri comunali, quando li presenterete, dottore Borruso? Allora, giorno 30 in quest'aula, sempre dalle 17 in poi, presenteremo gli assessori, che sono già 2, poi gli altri li diremo in un secondo tempo, sperando di essere eletti, e poi i 16 consiglieri comunali. Speriamo di fare, siamo diciamo a completamento, però speriamo di fare 8 donne e 8 uomini.